invitati che erano quasi tutti, detto che sarebbero intervenuti in questa nostra occasione. Comunque non sono queste le cose inaspettate che vanno male, perché come sapete voi che state vicini a principi diretti con i quali mi sento da tanti anni, diciamo, ci possiamo dire anche che ci vogliamo bene. Sapete che personalmente quest'anno per me è stato un anno molto difficile, perché sapete per esempio che il 6 gennaio è morta la sorella, che il 14 febbraio è morto mio fratello. E io pure in questi ultimi giorni, penso lo sappiate, ho avuto dei problemi che è abbastanza preoccupante, per i quali ho fatto delle cure abbastanza potenti, e che poi mi hanno prescritto anche un attacco ai polmoni, alla gola, perché non so se avete notato, ho la gola abbastanza rauca, non è fatto dal raffreddore, ma perché c'è la corda vocale che non funziona, e quindi mi hanno prescritto questo attacco. E francamente ho fatto delle riflessioni su di me e sul mio passato, perché non sapevo se sarei stato io il terzo, la voce 2, il 3 dei fratelli, e quindi chiaramente ho fatto una riflessione anche, preso in considerazione che me ne sarei andare anche io, ma non con un momento per la verità, ma soltanto con rassegnazione, oppure come si diceva in greco, atarassia, no? Non ricordo questo termine particolare, che esprime forse indifferenza, non so bene. E devo dover dire a questo mio ripensamento del passato, mi sono sentito di poter dire di essere stato una persona molto fortunata, perché come tanti altri di voi sono un nonno, io non tantissimo per la verità oggi, e ho dei nipoti bellissimi, come sono tutti quanti nipoti, non è che sono nipoti miei, ma sono veramente belli. E che altro? E quindi la cosa più importante forse per persone che si sposano, come è successo a me, è il fatto di avere una moglie con la quale più o meno sono 55 anni che stiamo insieme, una volta il 23 dicembre 1966 che siamo conosciuti, e appena conosciuti da allora non siamo lasciati più. Conclusione riguardo anche naturalmente al futuro. E dico che farò, perché bisogna uscire da queste situazioni che possono essere angoscianti. E io ho trovato in questi anni, oltre all'amore di mia moglie, un altro amore, per la verità, da 10 anni, per cui mia moglie è gelosa. Mia moglie si chiama Lisa, quest'altro amore si chiama democrazia. Democrazia che mi ha spinto a ricerca, mi ha spinto ad attivarmi, a leggere, ed anche a muovermi. Sono stato 10 anni fa, mi ricordo, a Rimini, che ho fondato insieme a un'associazione che ha carattere principalmente democratico, parliamo di democrazia diretta. Sono stato in un altro movimento a Roma, poi ho scoperto che c'era un movimento nel quale ci entravano dei massoni, alcuni erano massoni, ho pensato bene di andare, poi finalmente sono andato, come sapete, alla Lancia. E ho trovato la soddisfazione di avere molti amici che pensavano alla stessa maniera, e oltre chiaramente a pensare al riscatto del mezzogiorno, pensavano anche, e io volevo essere uno di quelli per incentivare la democrazia. Poi guardando, poi sono andato ancora da solo con la macchina, sono stato a Cosenza per poter appunto nella creazione ufficiale del movimento. Poi mi sono incontrato perché ho visto che tanta democrazia non c'era, perché nello statuto i poteri del presidente erano elevatissimi, e quindi chiaramente immaginavo già una certa conflittualità interna se si fosse sostenuto il potere del presidente, perché sappiamo dei partiti, tutti quanti a quel modo di dire il seguito, si pensa alla stessa maniera. Si pensa cioè alla carriera, si pensa a dire
venendo al mio ultimo libro, perché l'altro si chiama, il libro che ho fatto è l'ABC Democrazia, conoscete qui, ma penso quasi tutti. Quest'altro invece è meno noto, molti hanno già dato un volume, se c'è qualcuno che ce l'ha stasera lo possiamo dare. E andiamo subito alla premessa. Che cos'è la premessa? E comincia con una favoletta morale, anche questa. E ci sono due pesci, giovani, barbarossi, che scendono a favore della corrente. Di rimpetto c'è un pesce anziano che fatica a muoversi e quando incontra i ragazzi, cioè i pesci più giovani, dice: ciao amici, come andiamo? Come state? Com'è l'acqua? Questi guardano, stiamo bene, poi si allontanano. Dicono: ma che cos'è l'acqua? Ecco, questa viene a noi la stessa domanda in relazione alla democrazia. Noi viviamo nella cosiddetta democrazia e se ci domandiamo che cos'è la democrazia, io difficilmente sento idee che possono corrispondere non tanto al potere della democrazia, tutti quanti diciamo democrazia eccetera, ma a una realtà democratica che secondo me non funziona, assente. Mi ricordo di una poesia che diceva appunto: la fede degli amanti è come l'arma felice, dove sia che c'è ciascuno lo dice, dove sia nessuno lo sa. Nella favoletta è ripetuta questa immagine, è ripetuta in maniera tale da poter dire ancora di più e domandarci: ma la democrazia esiste veramente o noi pensiamo che sia? E ci dobbiamo anche domandare una cosa: è colpa se la democrazia sappiamo che non funziona bene, o immaginiamo, è colpa di chi eleggiamo o il sistema che non va? Se pensiamo per esempio che riteniamo che anticamente, negli anni successivi alla Repubblica, c'era appunto una maggiore responsabilità, una maggiore voglia di democrazia, e gli uomini erano diversi, questo sentiamo dire. Vorrei ricordare che Olivetti, agli anni 20, che è stato uno dei migliori artefici ed esponenti dell'industria italiana, nota nel mondo, Olivetti appunto, volle provare ad ascendere della politica e diventò senatore. Stette 5 anni là, quando finì Olivetti il suo mandato parlamentare, scrisse un libro, Democrazia senza partiti. Senza partiti. Democrazia senza partiti, cioè lui riteneva che i partiti non funzionassero o potevano funzionare. E questo già è qualcosa che ci deve indurre a pensare come mai noi in questi ultimi tempi sempre più ci accorgiamo che i partiti, vorrei dire di più, vorrei dire dopo, ma la verità che sentiamo dire, nei partiti c'è la massa dei briganti che pensano soltanto ai soldi e al potere. E fino a che punto può essere questo smentito, fino a che punto è vero? E allora, se noi abbiamo questa considerazione della politica, dobbiamo cercare di poter cambiare, perché non è facile evidentemente, perché tutto il mondo quasi sia paese, probabilmente salvo i paesi dell'Europa settentrionale tipo Norvegia, Svezia, forse lì si ragiona un po' di più e questa democrazia funziona meglio. Ma
io sono andato alla radice e ho pensato che dovremmo noi ritenere che prima di andare a fare politica sia indispensabile l'introspezione e domandarsi ciascuno di noi cosa voglio, cosa vado a fare. Questa introspezione è storica perché il primo cenno all'introspezione necessaria e indispensabile risale all'antica Grecia e al Tempio di Delo, di Apollo in Delo, l'isola di Delo, sulla cui entrata e trattazione c'era scritto non is autonomo, guarda dentro te stesso. Un'introspezione indispensabile perché noi dobbiamo comprimere il nostro egoismo se vogliamo andare a fare una politica che pensi agli altri, una politica che si basa proprio sulla possibilità di una compattezza, di una no, considerazione che ci porti a pensare all'altro come a noi stessi, e non dobbiamo più pensare egoisticamente a Dio, ma come ho intitolato il paragrafo, bisogna considerare in noi. E quindi ciascuno di noi pensa alla propria fragilità interna, al fragile. Essendosi fragile trova la possibilità nell'altro, non di un nemico, non di uno contraddittore, o di uno che può partecipare assieme, o di quale si può partecipare assieme, con l'obiettivo della cosa comune, del bene comune. Perché senza questa possibilità di pensare al bene comune non si fa né politica, tanto meno democrazia. Che cosa si contrappone a questo? Un altro fenomeno storico che si chiama appunto narcisismo. Anche questo è il mito di Narciso, non a caso un mito storico nato nell'antica Grecia, in cui Narciso si guardò e disse quanto sono bello, si innamorò di sé e tanto ebbe voglia di innamorarsi e conoscere quell'altro io che se non fuori mare è negò. Qual è il presupposto del narcisismo? Che esiste e che stimola il proprio egoismo fino a diventare spesso patologico. Il narciso si vede bello, grande e forte, probabilmente nonostante sia scoperto invece piccola cosa, fragile, si inventa questo super uomo, questo super io e riesce a fare proseliti. Viene guardato come con ammirazione, viene guardato quasi con invidia, però si assume di questa personalità che è sempre eccezionale e crea proseliti e si ha il bruttismo delle scuole, si ha nella società diciamo abbastanza incontro subito quell'uomo che protesta magari contro il comanda trova seguito e alla fine così sono nati poi tutti quanti gli stati, sono nati in conseguenza di questa trasformazione il capo ha comandato, ha dettato le leggi ed è stata la maniera più semplice per governare. Perché è più difficile governare invece andando a sollecitare quello che si può in maniera democratica, a pensare appunto a Dio, a noi, alla possibilità di avere solidarietà e quindi di poter appunto governare in questa maniera. Improvvisamente sappiamo che sorse la democrazia ateniese e fu il solito miracolo che conosciamo tutti, la democrazia è andata appunto sull'inversione della piramide. La base della piramide è quella che conta, i vertici invece sono guardati a vista, sono controllati e quindi quella che adesso chiamiamo noi nel partito, disciplina di partito, si inverte e la base non soltanto controlla, addirittura decide e gli eletti
nel modo seguito dei 10 alla della base. È facile questo, non è facile certamente, perché come vedete qui si è chiuso la responsabilità di poter realizzare questo obiettivo. Siccome mi tocca parlare almeno un quarto d'ora, tanto a me, è indispensabile che arrivi la voce. E noi arriviamo al terzo parano, o al terzo posto, perché sto libro sono fatto apposta e così ho pubblicato. E si chiama appunto una democrazia impossibile. Perché tutti quanti riteniamo che, stando così le cose come stanno, con questa ignoranza da parte del seguito di questo, della popolazione, della massa, ma su cui dopo parliamo della massa, sia impossibile coniugare una massa informe che possa addirittura decidere o quantomeno controllare. E invece io ho fatto una ricerca nella Costituzione e sono andato a scoprire e a poter dare un fondamento all'articolo 49 della Costituzione. Io vi prego adesso di seguirmi, perché questo probabilmente è il capitolo, il paragrafo, il posto più importante di tutti. Non ci vuole molto a comprenderlo, però ci vuole un pochettino di attenzione in più. Cosa dice l'articolo 1 della Costituzione? La Repubblica è fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, lo leggo perché così lo parlo, gli esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi noi sappiamo che la sovranità ci appartiene, però subito dopo si aggiunge nello stesso articolo nei limiti della Costituzione. E noi andavamo l'altro libro, l'ho scritto in maniera abbastanza interessante. Quando siamo pronti per poter aggrapparci, no? Essere coloro che esercitano effettivamente il potere, la sovranità, subito dopo si accorgono che invece questo potere non ce l'hanno più, perché chi lo esercita questo potere? E bisogna andare appunto nell'articolo 49 che dice questo, un attimo di attenzione: tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. E allora chi è demandato ad esercitare la politica, ad attuare, a realizzare la politica? Sono i partiti. Se i partiti sono lo strumento per realizzare la politica, se il partito non funziona, la democrazia non esiste. C'è un meccanismo qua, in questo articolo 49, che si fonda proprio sulla democrazia, sul metodo democratico. E questo, nel libro spiego, andando a guardare proprio la seduta nella quale si doveva andare a votare per l'articolo 49 nella formulazione che io vi ho detto. Piero Calamandrei, che è stato uno dei più rilevanti personaggi come cultura, eccetera, oltre che politico, della nostra Costituzione, ha detto questo: l'organizzazione democratica dei partiti è un presupposto indispensabile perché si abbia anche al di fuori di essi la vera democrazia. Era chiaro, questo non è che stava pensando altrove, perché i nostri padri cosiddetti padri costituenti non erano, volevo dire, gente che veniva dal nulla, era gente che aspirava a formare partiti, perché i partiti erano indispensabili, come sempre, oggi, a poter realizzare la Costituzione. E dunque avvertiva che se l'organizzazione democratica dei partiti
è un presupposto indispensabile che vi sia questo presupposto in questa organizzazione, questo organismo che va a creare la democrazia, si debba essere democrazia. E infatti ci furono delle persone, dei rilevanti personaggi, tra cui Costantino Mortati, che era un professore di università, soprattutto una persona molto rispettabile, che dissero questo: e proposero un emendamento all'articolo 49, dal quale disse in questo modo: le parole "associarsi liberamente in partiti" fosse aggiunto "si uniformino al metodo democratico nell'organizzazione interna". Cioè, l'organizzazione interna, se non è democratica, non può funzionare. E ancora Aldo Moro, il nostro conterraneo, fu il terzo che approvò, che sostenne questo emendamento. E ancora più chiaramente disse: se non vi è una base democratica interna, i partiti non potrebbero trasmettere l'indirizzo democratico nell'ambito della vita politica del paese. E quindi qua è il punto focale. È una lotta in crema. Purtroppo non passò. Perché non passò questo emendamento? Perché gli altri dissero: ma questo è scontato, ma come mai noi possiamo permettere, mai che lo facciamo un partito? Non hanno fatto mai niente. A cominciare dalla Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, erano soltanto i capi, erano soltanto i leader, erano soltanto i segretari del partito che facevano, organizzavano, quando sarebbero andati al potere, avrebbero organizzato appunto la democrazia al di fuori della struttura del partito. Non continuo più perché è lungo. C'è Vado Spini che nel 47, nel 67 presentò un disegno di legge per poter stabilire che significava metodo democratico, perché sotto parole praticamente non dicono nulla, no? Se così mai è certo, non dicono nulla. E poi fece la proposta di legge non passò. E poi c'è stato, fondò un movimento, questo Vado Spini, nel quale era stato intitolato da Dario Rosselli, sapete, pure martire del fascismo. E ultimamente, dopo la mia pubblicazione del mio precedente libro, sul quale ho sostenuto la stessa tesi, fondò questo movimento. Nel 2018 si riunirono con molti altri esponenti della politica, giornalisti, eccetera, della cultura del paese, e fecero delle relazioni, ciascuno di essi sono stati raccolti in un libro che io insomma l'ho portato a farlo vedere. Parlavano poi dell'articolo 49 della Costituzione. E andiamo avanti dopo aver non delineato qualche cosa che è veramente fondamentale. Primo, le persone prima di fare la politica, per fare l'introspezione, di dire: voglio fare politica oppure voglio fare carriera e soldi. E siccome questo è la cosa scontata, era evidente che si dovesse appunto fare questo. Un altro paragrafo che si chiama democrazia e partiti dice cose altrettanto interessanti, però soltanto non possiamo fare troppo tardi perché ci stanno già persone che dovrebbero intervenire sulla nostra. Ecco, un altro paragrafo altrettanto interessante è massa e popolo. Che cos'è la massa? La massa è la cosa informe che tutti quanti conosciamo e che impedisce che la democrazia funzioni. Perché se è vero che la democrazia si basa sulla consapevolezza e sulla critica, magari, ma sulla consapevolezza di quello che deve essere fatto, o almeno per la critica di quanto sostengono i partiti, c'è proprio una direzione dei mass media, l'interesse dei mass media e dei loro proprietari a fare in modo che la massa resti massa, che di tutto si parli tranne che di una critica a quello che si fa.
e naturalmente l'inverso della massa è il popolo. E noi pensiamo, per la definizione di popolo, dobbiamo necessariamente ricorrere alla direzione di Pericle, il quale diceva che chi non si interessa di politica non è una persona da poco, è un cittadino inutile. È un cittadino inutile che si deve contrapporre in noi, qua, che la maggior parte dei quali siamo qua, a prescindere dalla voglia di stare insieme, che ci conosciamo da tempo, dalla necessità di apprendere, dalla necessità di rendersi conto che la politica non è qualcosa che di turpe, come è diventata nell'immaginario collettivo, anzi nella coscienza collettiva, ma qualcosa di esaltante, qualcosa che a tutti quanti, alla quale tutti quanti vorremmo aspirare. Niente, non per caso Gesù ha detto: date a Cesare perché di Cesare e a Dio perché di Dio. I cattolici di queste cose non si interessano, pensano, e mi dice proprio: date a Cesare perché di Cesare. E che noi dobbiamo dare in modo da pensare alla felicità sulla terra, perché noi siamo felici quando funziona la macchina dello Stato. Questo ci propone la felicità, questo ci dà la possibilità di essere felici, di essere al meglio delle nostre possibilità, al meglio delle... Non è possibile, cioè, che noi stiamo qui a pensare all'aumento dello stipendio o che altro, quando spiaggiano i bambini sulle spiagge del Mediterraneo. Ma un orrore così forte, così formidabile, dovrebbe farci pensare non soltanto perché mangiamo, ma dire: Madonna, che sta succedendo? E poi datemi il secondo da tutta. E questo dipende anche dalla struttura, non soltanto politica di uno Stato, ma dipende dalla politica internazionale che è fasulla. E andiamo avanti ancora. E qual è il mezzo per poter arrivare a questo? Ecco, democrazia e informazione. Io ho lasciato un parola apposta per parlare di democrazia e informazione, della necessità di una formazione che sia genuina. I nostri mezzi di comunicazione di massa non fanno l'informazione genuina, informano quello che desiderano i proprietari dei mezzi di comunicazione, desiderano che venga informato. Loro creano le opinioni, loro creano la struttura mentale che ci conduce in direzione opposta a quella che dovrebbe essere una reale e vera democrazia, oltre che reale e vera politica. E soltanto in questa maniera che possiamo andare a pensare. Ecco, perché io a questo punto soltanto vi voglio leggere qualche cosa che ho scoperto, che appartiene al 1884, nel quale il ministro dell'istruzione Baccelli, in una raccomandazione fatta, non so se l'ho presa dal direttore delle scuole, c'era cominciare tutti quanti gli uffici scolastici, diceva così: soprattutto agli elementari bisogna solo insegnare a leggere e scrivere, bisogna istruire il popolo quanto basta, insegnare la storia con sana impostazione nazionalistica, mettere da parte l'educazione al dubbio e alla critica, come sono da criticare. Insomma, fare solo leggere e scrivere, non dobbiamo pensare, non debbono pensare, altrimenti sono guai. Ecco, a questo mirava l'educazione nelle scuole, a questo mirano tuttora, non soltanto nelle scuole, insomma, forse non tanto quanto loro, ma i mezzi di comunicazione di massa sono stati creati apposta per fare in modo che la democrazia non funzioni. E ancora, quello che è peggio, ci convincono che questa forma di democrazia sia l'unica possibile e non possa subire cambiamenti. Ecco, quello è che diciamo tutti quanti. Quello, quando ho pubblicato questo libro, dicevano: sì, Giacomo, è vero, però volesse il cielo, però chissà quando e come facciamo. Io, per la verità, sono entrato in questo movimento 24 agosto, eccetera, nel quale ho trovato tante persone che già pensavano alla democrazia
e che mi hanno indotto a ritornare in questo movimento e a far parte di, questa, di questo movimento nel quale tutti quanti abbiamo perduto la democrazia. Poi invece vi faccio una cosa che gli altri pochi purtroppo sono venuti in un numero molto limitato, e gli amici del movimento tutti quanti non so che vogliono fare. Perché? Perché questo movimento ha subito un trauma terribile, in quanto il capo geniale, diciamo, lo dico veramente perché ha scritto dei libri veramente validi, il Terrone per esempio, parlo di Pino Pile, è stato quello che ha fondato questo movimento e che a un certo momento, come succede in tutti quanti gli altri, nella dinamica dei partiti, uno più sale verso il vertice del potere e più come delle più montagne. Definitiva di condanna.
No, l'articolo 68, posso tutti il pomato ricordarlo, bene ricordarlo subito. L'articolo 68 si prevede appunto che suole l'autorizzazione a procedere da parte delle Camere per poter. E l'unico che ha avuto questa possibilità di danno per aver fatto una politica ingiusta, per un partito preso in debiti finanziamenti è stato Craxi, che effettivamente probabilmente l'ha fatta la cosa, perché non è che l'ha fatta, ma soltanto è stato l'unico a pagare, è stato, diciamo così, esiliato, tra virgolette, se n'è andato via, è morto. Tanti altri invece stanno lì e restano radicati da loro poltrone, senza che noi possiamo fare nulla. Ecco, leggo probabilmente l'ultimo paragrafo, che forse è più importante di tutti, perché io ho cercato di definire cosa si dovrebbe fare per poter fare in modo appunto che esistesse un movimento nel quale effettivamente i cittadini, via via acculturandosi, via via informati, possono cominciare ad assumersi la responsabilità di decidere, ma soprattutto di poter andare a controllare. Ecco, l'articolo 1 sempre. L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Abbiamo parlato della Repubblica Democratica e della... parliamo del lavoro. Ma voi ci pensate una Repubblica nella quale si parla di lavoro, fondata sul lavoro, e ci troviamo il 40% disoccupati al sud. Ci troviamo tanti ragazzi che hanno studiato all'università, sono costretti ad emigrare come facevano nel 1963, 64 e di seguito i nostri contadini e via. E invece questo lavoro che deve essere la fonte, il mezzo attraverso il quale uno si rende addirittura libero. Se guardiamo l'articolo 3 della Costituzione, ho quasi terminato, noi possiamo leggere: è compito della Repubblica rimuovere l'ostacolo di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del paese. L'articolo 3 non parla soltanto di tutti, ma parla di lavoratori. Nessuno va a sottolineare il fatto che noi politici guardiamo soprattutto a chi lavora, e il lavoro è indispensabile non soltanto per se stessi, per realizzare se stessi, ma deve essere indispensabile per realizzare la democrazia, perché senza lavoro le persone non si sentono realizzate, non possono concorrere poi a bene comune. Andiamo all'articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di difesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie. Guardate che subito dopo la guerra il piano Marshall ci ha imposto una limitazione territoriale, una limitazione, diciamo, anche di libertà e vera e propria del paese, perché tante basi missilistiche sono state imposte, con missili nucleari, base apposta dove gli americani lì. E non soltanto abbiamo fatto missioni di guerra vera e propria, anche se dopo della pace, con l'impiego dei nostri elicotteri Augusta, che facevano da loro, perché erano elicotteri Augusta armati, e inoltre le nostre mine antiuomo che sono state vendute tutti quanti gli stati con le altre le armi. Io vorrei ricordare qualcosa che Aldo Moro, non molto prima di essere rapito, leggo, e ucciso, non si sa ancora da chi, aveva intimato la possibilità di un disarmo bilaterale dell'Italia. Dopo nessuno ha più toccato l'argomento. Forse sarebbe il caso di riprenderlo. Cioè, un disarmo bilaterale è veramente impossibile. Non pensiamo che è possibile perché le Svizzera l'hanno fatto. E la Svizzera da 300 anni, 400 anni non fa più guerra. Articolo 46. La Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione dell'azienda. Guardate l'importanza di questo articolo. Si chiamano i lavoratori a gestire le aziende. Cioè praticamente i lavoratori diventano anche gli azionisti. È una cosa talmente
importantissima, perché se il lavoratore diventa azionista non soltanto contribuisce con più idee, con più voglia a poter fare il bene dell'azienda, ma soprattutto si impedisce che i finanziamenti vengano fatti all'azienda, alle imprese, alla Fiat, per dire, alla Mirelli, a tante altre, e questi poi si spostano le sedi all'estero e i lavoratori che vanno a produrre i beni devono essere venduti, stanno all'estero, non sono i nostri lavoratori, questi se ne vanno, ma è possibile, insomma. Ed è veramente una cosa incredibile, ma soprattutto incredibile il fatto che se sono i lavoratori a beneficiare del profitto, non ci possono essere più Agnelli o Pirelli o altri che guadagnano miliardi e se li spendono come vogliono e diventano super uomini e super ricchi. È possibile la democrazia, cioè l'85% dei ricchi, diciamo, delle persone, possiedono l'80% della ricchezza. Ma che democrazia è questa? Non lo so, ditelo voi. E questo articolo 49, ancora stiamo ripetendo, siccome già il nostro movimento il 24 agosto se rimarrà così, no, non lo sappiamo, ma quello che si genererà dopo, se non pensiamo di farlo, quello che deve succedere, vale a dire, se è vero che non ci sono più ideologie, se è vero che le ideologie sono superate, il nostro movimento ha superato le ideologie come tanti altri movimenti, che cosa succederà mai? Che cosa succederà mai se effettivamente dovessimo creare un partito che voglia queste cose di cui stiamo parlando? Perché sono ancora articoli che vanno modificati. L'articolo 52, per esempio. Il sistema tributario è formato a criteri di progressività e non è stato mai attuato. Se fosse stato realizzato questo, si sarebbe arrivati a un limite reddituale ben preciso e non più oltre. Ancora la documentazione procede, l'articolo 68 di cui ho parlato prima. È possibile che un deputato e un senatore possano fare quello che vogliono, ma anche un reato comune, se non vengono conti sul fatto, non si può instaurare un giudizio contro di essi. E ho finito. Ancora, i membri del Parlamento ricevono l'indennità prevista dalla legge, ma guardate bene che l'indennità è così elevata come non c'è nessuno al mondo. Noi dovremmo portare i senatori, i deputati, i nostri rappresentanti a guadagnare il minimo indispensabile per vivere, poi per pagare, per fare una vita dignitosa e poi per il rimborso spese. Ma non già che questi stessi senatori e deputati al minimo genio di inflazione pensano ad aumentarsi lo stipendio. Ma è assolutamente cose inconcepibili. Non ce la faccio la proposta di legge per i 50.000 elettori, che poi non è una proposta di legge con 50.000 elettori. Queste proposte di legge non sono mai andate ad essere discusse in Parlamento. Infine, il referendum abrogativo, senza quorum. E ancora l'ultimo di cui voglio parlare, ma c'è una cosa interessante che possiamo ancora leggere, vorremmo un'altra volta leggere, lo stato di guerra, che deve essere dichiarato dalle Camere Unite. Lo stato di guerra lo dichiarano le Camere, lo stato di guerra lo dichiarano il popolo. E se lo stato di guerra dovesse dichiarare il popolo, guerra certamente non ne faremo mai. Verso questa democrazia noi dobbiamo sforzarci di andare. Non è semplice, ma è possibile. E se tutti quanti, quelli che stiamo qua dentro, dovessimo andare a sostenere quello che è stato scritto in questo libro, ma che ci dice anche altrove, e questo è voluto essere una sintesi leggibile da tutti, e sperimentale, perché l'ho fatto in maniera diversa, potrebbe essere facilmente compresa. Se fosse questo libro un piccolo mezzo adatto per poter portare a riflettere e a riflettere sugli spunti di cui oggi abbiamo parlato, e allora certamente noi potremmo fare qualcosa di buono. E questo io spero che questo possa essere effettivamente realizzato. Grazie. Adesso dovrebbero parlare un attimo soltanto. Sì.
sei in collegamento? No. Chi c'è? C'è Michele Di Carlo. Voglio prendere la parola. Daniele qua. Michele? Daniele qua. Scusatemi.
aspettiamo solo, ecco, che lo stick termini. Il secondo elemento di riflessione è che la democrazia che va in un progetto di modernità ha due grandi qualità. Come prima dicevo, l'interesse verso il bene comune, i veri temi del comune. Evidentemente come contrasto anche a quello che è l'interesse del bene, del bene privato. In più, la democrazia diretta, dovendoci svolgere esattamente come l'espressione del popolo, come il potere che finalmente si può esprimere in modo collettivo da parte del popolo, dispone di una maggiore certezza. Voglio citare tutti che Galton all'inizio del secolo riuscì a dimostrare che la saggezza di un consesso di massa, sotto questo termine, non piace molto a Giacomo. Comunque quella saggezza espressa da un insieme si dimostra essere più tarda del più saggio dei suoi componenti. Per parole, se noi mettiamo un premio Nobel accanto a un contadino, loro due esprimono una saggezza maggiore di quella che potrebbe esprimere il solo premio Nobel. Tra l'altro, con la democrazia diretta si impone anche o si pone anche un altro tema importante: qual è il ruolo della politica? La politica è la risolutrice di problemi? No. Oggi si millan questo. Ma in realtà la politica ha un altro ruolo. È un ruolo di sintesi, è un ruolo di connessione. È vero che con la democrazia diretta il vero elemento decisore, deliberativo, come proprio Giacomo sottolinea, è il popolo stesso. Quindi va ripensato il ruolo della politica, con la presenza di un nuovo ente, chiamiamolo così, cioè del popolo, che esprime direttamente, o che ha la possibilità di farlo, la stessa. Con la democrazia diretta, dunque, noi abbiamo dei veri e propri cambiamenti, ma nella società che possiamo costruire, possiamo raggiungere. Mentre se noi abbiamo notato e notiamo la democrazia è quella rappresentativa, come appunto accennavo prima, posso... Daniele non si sente. Daniele non si sente. Mi sentite adesso? Riuscite a sentirmi? Sì, adesso sì. Daniele, scusami Daniele, c'è un problema di audio e non riusciamo a capire qua. C'è un problema di audio. Non si sta sentendo. Scusa, adesso si sta sentendo. Ok, allora dai, passo agli altri interventi, dobbiamo organizzare una connessione migliore per la prossima volta. Saluto tutti quelli che stanno partecipando e io mi avvio verso l'imbarco. Un po' di tutti, buonasera a tutti, buon lavoro. Sì, Daniele, mi senti? È andato. Evidentemente questo collegamento con quelli che erano stati invitati a parlare non possiamo più tenerlo e quindi dobbiamo concludere noi tra noi quello che è avvenuto. Io do la parola al mio amico che si è prestato a venire qua, non so se cosa ci avrà da dire, e poi concluderà il nostro
presidente provinciale, il quale concluderà ho preciso già cosa tutti praticamente ora la faccio passare la voto giornale. Grazie Giacomo, a cui è inutile ripetere complimenti, adulazioni per quello che va facendo e per quello che ci ha detto ora, rifacendosi all'ultimo suo scritto, e non me ne abbia, soprattutto per quello che ha avuto modo di scrivere precedentemente in questo grande altro scritto che dovrebbe essere portato proprio, come dico, di educazione civica nelle scuole di formazione. Come si aspetta egli, io dovrò fare un po' il bastian contrario, ma non per condannarci ad una vita che grama, a non essere più capaci di sognare. Il sogno è un aspetto positivo non soltanto nell'ambito del pensiero, della ideazione, ma anche sul piano strettamente biologico. Io faccio il neurologo, quindi so quello che vado dicendo. Però, ecco, di democrazia si è parlato da almeno 2500 anni. Da Platone, il mito della caverna, giù, senza citare i vari step, se no non finiremo più, sino ad oggi. Ma il problema della democrazia, per dirla con le parole di Giacomo Lisi, ecco, quella vera, scrive lui in questo suo primo scritto Magnum, dice lui, la democrazia, quella vera, quella che ci consente di decidere, comporta certo difficoltà, sacrifici, responsabilità. La democrazia, dice lui, non è per i pavidi, gli indolenti, gli immaturi o per chi, senza rendersene conto, possiede un animo servile. Bene, io dall'alto della mia età e delle mie plurimissime, disse quello, esperienze, ho da dire che gli uomini sono in realtà questo. Ha voglia a riprendere Pericle, gli uomini che non si occupano di politica non sono da poco, ma sono inutili. Io credo in tutto questo, ma credere in questo dobbiamo dirci come in una assemblea carbonara significa candidarsi ad una vita esclusiva da, questa volta sì, andiamocelo a dire, da eroi, cioè disponibili al sacrificio proporzionale alla dissonanza con cui noi andremo a vivere quotidianamente. Cioè, per dirne ancora di mezza, pensare a Kant che dica e tutti noi dovremmo far nostro ciò, il cielo stellato sulla nostra testa, la legge morale dentro di noi, ebbene ci fa cancellare tutto o quasi tutto il 950 e più parlamentari. Ma avete sentito Renzi l'altro giorno? Ma abbiamo sentito questo o quell'altro, non voglio essere un attacco a nessuno. Sentiamo parlare cose di Salvini, sentiamo parlare la miriade di minori che ci vengono proposti in questa o quella intervistina televisiva. Cioè è qualcosa di deprimente, qualcosa di sconvolgente. Il punto, come nelle 100 favole, il libro della mia infanzia, della mia primissima infanzia, credo dei miei 7 anni, il punto è quello del racconto dei sorci che si riunirono per
come posso dire, per difendersi dal gatto. E concepirono, lo sappiamo tutti, di appendergli una campanella al collo, così poi possiamo fuggire per tempo, eccetera, eccetera. Bene, dove ci si fermò? Chi sarebbe dovuto essere il socio capace di diciamo anche noi, ma comunque il messaggio di quella favola è chi avrebbe avuto il coraggio di appendere la campanella al gatto. Il passaggio fondamentale è qui. Io ho finito di leggere un libro che consiglio a tutti quanti, molto difficile da leggere, di anticipo, che si titola Della Vita. In quanti modi si possa essere nella vita desolatamente e in maniera veramente sconvolgente vivi, quindi inadeguati a far proprio un qualsivoglia concetto che appartenga a ciò che Giacomo ci propone. E per dirla con la deformazione professionale che mi appartiene, è un dato quello che io sto a denunciare oggi qui e su cui sollecito riunioni ad hoc, è un dato di antropologia, cioè sul piano strutturale il cervello che abbiamo noi oggi non è tarato, nella stragrande maggioranza di noi, non è tarato per concepire cose che non siano quelle che stanno accadendo. Cioè c'è una aristocrazia di pensiero che ha una costruzione di circuiteria neurologica, mentale, diversa, capace di sostenere un libro di questo tipo. E nel trattenere il dato, il ricorso storico, e nel farne propri i significati. Olivetti, ma certo che io, Olivetti parla nel 1952, a te è sfuggito di dirlo, ma lo scrivi nel tuo libro, nel 52 lo scrivi, lui parla, quest'uomo parla nel 52 della degenerazione dei partiti, o comunque del nocumento, che il concetto di partito, eccetera, eccetera. Figuriamoci oggi. Oggi è da suicidio se noi veramente dovessimo considerare tutte le valenze, il marcio che man mano si è andato a costruire nella civiltà, che, se vogliamo chiamarla così, che ci appartiene. Ma, e venendo proprio specificamente a Giacomo, io ti faccio questo appunto utile per perfezionare ancora di più il tuo dire, mi faccio da parte con la mia diciamo il mio scoramento. Io trovo che tu nel tuo dire e nel tuo scrivere, soprattutto su questa seconda pubblicazione, forzi un po' le tinte, cioè vai per esempio ad intingere di valenze religiose nel senso deteriore o di tipo psicologico, psicodinamico, ciò che invece andrebbe visto come religione laica. Religione nel senso di religio, stiamo insieme, rilego, stiamo insieme, e poi con la scritta vitale laica, senza, voglio dire, quando Kant dice la stella, il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi, non connota di altruismo il suo dire. Ma il suo dire è ancora più profondo, più duro, perché dice: io ho da essere così, ho da avere la legge morale dentro di me. Voglio dire, per un disperato come può essere il medico che fa il libero professionista, bene, quando quel medico fissa un appuntamento di controllo
ad un paziente. Bene, o ha la legge morale dentro di sé e decide liberamente, anche se ha l'agenda vuota, senza appuntamenti, ci vediamo tra 6 mesi, tra 4 mesi, ma se no indulge al suo bisogno economico e dice ci vediamo tra un mese. Ecco, allora è questo che io voglio, che tu in alcuni passaggi, un attimo e poi ho finito, e poi ecco, forse un po' nella richiesta. Per esempio, quando tu dici il parlamentare dovrebbe essere pagato solo, beh, è un po' ingrato, perché tu che fai l'avvocato e sei stato una persona, diciamo, nella garbata, ma quell'avvocato che ha un reddito di 100.000, 200.000 euro al mese e non all'anno, e beh, ce ne sono a base, soprattutto io sono vissuto e purtroppo ne ho conosciuti. Bene, come può quello andare a rinunciare a tutto questo, ecco, ripeto, non per guadagnare... Io rispondo subito. Bisogna venire quindi a uno... E grazie per il privilegio che mi hai consentito di dire... È stato un piacere. Io sono andato, ti rispondo, sono andato un po' là per dire questo. L'avvocato che guadagna 200.000 lire al mese, non è un cazzo di lavoro, non è cosa del genere, perché paga la tassa l'avvocato, quindi non arriva mai con gli stipendi, quello guadagna. Io dico questo, se tu sei Di Maio, è venduto Gerardi o che è stata a Sara, è evidente che non tu puoi permettere di andare a 15.000 lire, 20.000 euro al mese. Perché? Ma perché è inumano. Perché se no qualcuno che deve andare a guadagnare 20.000 euro al mese, Giacomo, si ammazza. C'è una contraddizione in quello che dici, perché un Di Maio, ex Di Maiolo, eccetera, non dovrebbe con quel bagaglino di cervello, non potrebbe avere la scolosina. Questo l'ho scritto. Ed è questa la parte. Allora, do la parola al nostro presidente della provinciale, e chiaramente augurando che possa fare in fretta in maniera tale che secondo me non può parlare, possa appunto parlare. Vai tranquillo, non ti preoccupare, perché c'è qualcuno che vuole intervenire dopo. C'è qualcuno che vuole intervenire dopo. Ti ringrazio già per questo momento. Valentino Simone, sono il referente provinciale del movimento al quale appartiene anche Giacomo. Stasera avrei dovuto assolvere il ruolo di moderatore, poi dopo se ci sarà dibattito vedremo di guadagnarmi la paga di moderatore, insomma. Dico solo un paio di cose. L'esperienza che abbiamo avuto, che abbiamo ancora in questo movimento, che è, diciamo, in una fase un po' difficile, diciamo così, è la prova provata di quello che difficilmente avviene al di fuori di questo libro. Io non dico che sia il libro dei sogni, ma più o meno, perché se si riuscisse a realizzare esattamente quello che scrive lui, quello che pensavano di poter realizzare gli ateniesi, non saremmo forse nemmeno qui a discutere di questi argomenti. Il nostro movimento aveva la presunzione di cercare di mettere a terra un progetto del genere, partito dall'idea di dover sostenere le rivendicazioni del Meridione, perché da 160 anni a questa parte, non credo che ve lo dica, ne abbiamo viste di cotte e di crude, siamo stati depredati di notevoli risorse, lo continuiamo ad essere, lo saremo ancora. Questo movimento aveva l'idea di strutturarsi in maniera diversa dagli altri partiti. Lui faceva riferimento all'articolo 49, i costituzionalisti non riuscirono a circoscrivere, diciamo, il potere dei partiti, perché di quello si tratta. Venne di proposito lasciato così un po' aperto in modo che potessero avere agio nel comportarsi come volevano, e di fatto è successo questo. I partiti
sono stati, sono e saranno sempre verticistici. C'è un capo, poi quelli che stanno intorno al capo, il cerchio magico e tutto il resto. Tutto il resto è quello che vota, che porta acqua al mulino del capo e il capo decide di da farsi. Noi nel movimento pensavamo di fare la cosa inversa. Con Giacomo abbiamo sempre parlato, in ogni riunione si parlava sempre di questo. I circoli che si erano formati, perché si erano formati in moltissimi circoli, siamo intorno forse ai 200 circoli in tutta Italia, non solo nelle regioni, anche in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, dappertutto. Questi circoli avevano uno scopo, quello di riunire gli iscritti al circolo, di discutere, di portare delle decisioni e poi il referente del circolo in un'altra assemblea portava le decisioni del circolo. Era come se fosse un agora un po' più sparso in varie parti del meridione. Fare questo ci sembrava che potesse realizzare, insomma, diciamo, la luce della democrazia che parte dal basso, dalle disposizioni ai rappresentanti. Gli ateniesi nell'agora decidevano da farsi, poi incaricavano un generale di andare a fare quella cosa. Il generale non è che poteva fare quello che voleva, doveva fare quello che avevano deciso alla base. Questo pensavamo di fare, evidentemente era un discorso che non poteva andare avanti. E lui mi ha parlato di infiltrazione di, non so come chiamarli, riciclati del vecchio modo di fare politica, delle tessere, della quantità delle tessere, se io ho 100 tessere conto tot, se tu ne hai 10 non conti niente, che è esatto il simbolo della democrazia, e sono riusciti ad arrivare ad essere il cerchio magico del capo e a buttare alle ortiche tutto questo esperimento. Noi contiamo di cercare di trovare una soluzione per raddrizzare la strada, ma ho molti dubbi da questo punto di vista. Questo nel nostro piccolo. A livello nazionale la democrazia viene stuprata sistematicamente. Per quanto riguarda noi è stata stuprata con il PNRR, che non è stato esattamente, cioè non solo non ha risposto ai canoni che prevedeva l'Europa di affidare la maggior parte delle risorse al sud perché dovevano ridurre il gap rispetto al nord, ma è andato a trasgredire contro tantissimi articoli della Costituzione. Io così ho a memoria, mi insegnavo qualcuno l'articolo 3 che riguarda l'uguaglianza di tutti i cittadini, l'articolo 53 che parla della progressività, cioè chi più ha più dovrebbe dare, l'articolo 32 per quanto riguarda la sanità, lo sappiamo tutti, abbiamo 20 sanità in Italia ma non sono uguali per tutti. Se hai la sfortuna di nascere a Reggio Calabria non avrai le stesse attenzioni di uno che nasce a Reggio Emilia, questo è fuori discussione. Quello che lui scrive è rispecchiato pari pari nella Costituzione, però di fatto la Costituzione viene inapplicata sistematicamente. I partiti continuano a fare quello che sono capaci di fare, cioè decidere quello che gli pare, e noi siamo qui. La cosa che chiudo, che è più importante, penso, la cosa da discutere, da decidere, da risolvere, che potrebbe risolvere il problema, è una. Lui parlava di massa e di popolo. La differenza tra la realizzazione della democrazia e la non realizzazione della democrazia sta in questo, perché la massa elegge rappresentanti della massa, che sono esattamente quelli che vediamo in televisione, il popolo elegge rappresentanti diversi, che sono completamente diversi. Grazie. Ringraziamo ovviamente Valentino e noi andiamo a concludere subito della... Ancora prima, visto che non c'è nessun altro che vuole parlare, perché ci rendiamo conto che purtroppo le quattro persone che dovevano parlare e che avrebbero impiegato molto tempo per loro, una situazione tragica, insomma, che sta vivendo il nostro movimento, avrebbero dovuto anche suggerirci come uscirne, perché siamo ancora in una fase in cui cerchiamo di uscirne, mediante alcuni pezzi di un'azione legale nei confronti di coloro che hanno proprio distorto il senso del nostro voto, hanno fatto quello che hanno voluto. Per cui è mancata questa
questo punto di riferimento, questo detto dovuto dire le persone che poi sono quelle che veramente hanno dato l'impulso al partito a livello nazionale, e chiaramente è risultato un po' panca e monca questa nostra riunione. Un dato è certo, che diciamo non siamo stati affatto pochi, nell'altra riunione che abbiamo fatto in presenza sono stati in genere molto di meno. C'era il nostro editore Capone che diceva appunto che in alcune presentazioni dei libri sono andate poche persone, 13 persone, pare che parlava con esponenti di livello politico regionale, e possiamo essere tranquilli di una cosa, che noi andando via da qua abbiamo assistito alla buona volontà, se non altro, di alcuni di noi che hanno cercato di mettere avanti all'egoismo, a pensare al proprio conto, al proprio tornaconto, o alla partita del Lecce, oppure alla cucina, come la signora che stava qua, o al burraco, e invece ci siamo intrattenuti per parlare un pochettino di cose che interessano tutti. E queste cose, anche se c'è molto scetticismo da parte di questo signore, la possibilità che la massa cessi di essere massa e cominci a diventare popolo, e invece come ho detto probabilmente ci stiamo sforzando, no, in questo partito, in questo movimento, di poter sovvertire le sorti di quelli che sono normalmente i partiti. E ribadisco, non è soltanto facile attuare questa cosa, è difficilissima, ma non è impossibile. E siccome noi dell'impossibilità soltanto potremmo andare a poter cercare di vincere questo difetto che sembra inamovibile del nostro modo di essere, del nostro modo di fare politica, e allora abbiamo la possibilità anche di fare questo. In ultimo è arrivato il referente regionale del nostro movimento, è arrivato ritardo perché c'è sempre da fare, e noi in questi 10 minuti residui sentiremo la sua voce, certamente la voce che ci terrà a vinti alla sua sul campo, avremmo dovuto parlarne e dibatterne tra noi iscritti in una bella assemblea dove ognuno si mette in discussione, io mi metto in discussione come referente regionale, lui come referente
cominciano tutti i vari elementi in discussione, si parlano, si snocciolano i problemi e si arriva alla conclusione se proprio si vuole fare un discorso di democrazia, di partecipazione. Cioè, io non ho paura di mettermi in discussione o al giudizio della base degli iscritti. Io sono consigliere comunale a Galato, l'ho sempre fatto, mi metto sempre al giudizio degli elettori, a volte ho fatto campagna elettorale persa in partenza perché doveva vincere un'idea e non per forza vincere le elezioni. Quindi non ho mai avuto paura del giudizio degli iscritti della base. Quindi abbiamo chiesto la convocazione dell'assemblea e ad oggi ancora questo ci è stato negato. Chiudo la parentesi perché volevo lanciare un messaggio. Noi parliamo di subito di problemi del meridione, di noi meridionali, e vi prego, se magari sono discorsi che chi è più benestante insomma, potrebbe anche considerarli non veri, ma noi come meridione, come meridionali, lo dico nei numeri, stiamo subendo una vera e propria discriminazione nei fatti, perché sulla carta siamo cittadini italiani, ma nei fatti ci vengono negati diversi diritti che sulla carta costituzionale dovrebbero essere garantiti a ogni cittadino italiano a prescindere dal territorio dove nasce. Io faccio un punto fermo, metto un punto fermo perché poi la storia dovrebbe partire dall'Unità d'Italia fino ad oggi, però mettiamo un punto fermo che è la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2000. Quella riforma che c'è stata, stata approvata ed è passata in sordina, la gente non si è resa conto. Io, se ricordo bene i numeri, quella riforma, quella referendum confermativo sulla riforma del titolo quinto, quello fu una riforma fatta, se ricordo bene, ma è così, dal governo Amato, governo tecnico, che subentrò quando D'Alema perse le elezioni regionali del 2000. In quella fase, che durò circa un anno, subentrò un governo tecnico a guida Amato, dopodiché nel 2001 vinse di nuovo il secondo governo Berlusconi. Ecco, in quei 9-10 mesi di governo tecnico, voi perché il centro-sinistra voleva accaparrarsi i voti della Lega, di Bossi, di Miglio, eccetera, voi perché c'era anche una spinta, perché avevamo capito benissimo al nord, anche quelli di sinistra, che quella era la strada, no? Io dico sempre che i diritti che vengono legati a noi meridionali si trasformano in privilegi per quei territori, perché hanno creato una serie di situazioni giuridiche in un provvedimento giuridico, non dicono assolutamente di meno al nord del Fiume, non è possibile perché verrebbe subito bocciato da qualunque tribunale, però mettendo dei criteri ad hoc, quelle somme si spostano immediatamente sempre verso quei territori. E quella riforma del titolo quinto della Costituzione è stata una riforma sciagurata. Nel 2012 l'associazione Amici di Marco Biagi, il cui presidente allora era Sacconi, l'ex ministro, in uno studio presentato in quegli anni, 2012-2013, a un certo punto dice proprio espressamente che quella riforma ha fatto aumentare i divari tra nord e sud in maniera spaventosa, tant'è che oggi non c'è nessun territorio europeo, noi come meridionali siamo un popolo di circa 21 milioni di abitanti, non c'è nessuna nazione in Europa, neanche la Grecia, che ha una situazione di... Non guardiamo noi che magari io ho un posto di lavoro, tu, insomma, siamo delle persone... I numeri sono quelli che contano. Allora, l'associazione Amici di Marco Biagi dice che quella riforma ha allargato i divari, tant'è che oggi il meridione è l'area con più devastazione sociale ed economica a livello dei paesi OSCE, dell'intera Unione Europea. Cioè, noi forse non ci rendiamo conto, ma questa è la situazione. E io dico sempre che i divari, questa discriminazione colpisce tutti, sia il povero cristo che non ha un pezzo di pane e un po' di lavoro, che sia il ricco ricco, e mi spiego meglio, perché tutti quanti veniamo colpiti negli affetti più cari, che sono i nostri figli. Sia il ricco che il povero vedranno molto probabilmente andare via i propri figli. Quindi la questione meridionale, che ancora è irrisolta, riguarda tutti,
non è vero che riguarda solo chi non sta bene, riguarda tutti, perché il figlio di chi è più benestante, chi ha più possibilità, ed è giusto che progredisca e che dica qui non c'è spazio per me, non c'è offerta, non c'è nulla, abbiamo un deserto ovunque, abbiamo zone industriali ormai desertificate, non c'è un tessuto economico, l'economia è passiva, pensioni stipendi, basta, non c'è un'economia attiva, è un'economia destinata a morire. E tutto il giro che c'è qui da noi è basato su pensioni stipendi, dopodiché è finito. Quindi è giusto che il figlio di chi ha più possibilità dica io con papà devo andare lì, papà non posso realizzare. E quindi anche lo ricco vedrà partire i suoi figli fuori. E il problema della questione di eredità riguarda tutti, indistintamente. Oggi è chiuso, si vuole il secondo passaggio di quella riforma sciagurata, che tutti i partiti fanno finta di non vogliono parlarne, però è bene che noi cittadini, soprattutto noi meridionali, conosciamo questi argomenti. Magari vi chiedo proprio di se non l'avete fatto, di informarvi, di leggere qualcosa. E adesso siamo arrivati all'epilogo di quella riforma del 2001. Sì, no, gli 840 miliardi, che era l'istituto che aveva certificato, l'ISPES, 2 anni fa, ha certificato, a febbraio del 2019, ha certificato che quella riforma ci è costata a noi dal 2000 al 2017, 840 miliardi di euro. Non lo dico io, sono stati certificati questi soldi, ci sono servizi che non sono stati erogati in materia. Adesso, a conclusione di questo percorso qua di truffaldino, io lo chiamo percorso truffaldino perché quel referendum confermativo alla fine fu votato da non più del 30% degli italiani, la maggior parte non conoscevano di cosa stavano andando, di cosa si parlava, che discussione dell'opinione pubblica c'era, però stavano fottendo 21 milioni di meridionali per 20 anni, è accaduto questo. Al termine di questo percorso oggi ci vogliono rovinare anche le autonomie differenziali, cioè praticamente dopo che hanno stabilizzato questo divario, adesso lo rendono istituzionale e dicono ok, da questo momento in poi noi abbiamo 100 e continueremo ad avere 100 per sempre. Voi avete avuto 30, continuerete ad avere 30 per sempre. Questa è l'autonomia differenziata. Queste parole strane che se sono tutti d'accordo, PD, Lega, Forza Italia, 5 Stelle, sono tutti d'accordo. Amici, il nostro amico senatore di Matera, De Bonis, dice guarda, crocifisso, non ti rendi conto delle varie commissioni cosa succede? Cioè prima di iniziare a parlare di un argomento sono tutti d'accordo, tutti i parlamentari del nord, cioè si mettono a tavolino e dicono come dobbiamo fare per far arrivare più risorse di là e meno di qua. Allora, stanno parlando già di autonomia differenziata, regionalismo differenziato, apriamo gli occhi, facciamo pressione ognuno ai propri referenti politici, ai propri sindaci, ai propri presenti in provincia, non lo so, facciamo pressioni perché questa cosa dobbiamo fermare. È giusto per soffiare sul fuoco e stare qui quanto più possibile e riprendendo la democrazia di Giacomo, con la Corana, eccetera. Cosa ha detto? Sono andati a votare senza sapere che cosa facesse il progetto. Allora, il punto della democrazia, il punto cardine e il punto dell'antropologo, che, o meglio dei concetti di antropologia che mi sono permesso di introdurre prima io, che non c'era ancora, è questo. Cioè come si può affidare a un bambino e determinare scelte economiche e di altro tipo, alimentari, eccetera, di una casa. Quindi il problema della democrazia rimane irrisolto dopo 2500 anni, rimane irrisolto. Poi come dovremmo fare, il meno peggio, eccetera, vediamo di andarlo ad escogitare. E alla fin fine poi occasioni di questo tipo moltiplicato per 1000 potrebbero essere una spuma che andrebbe eccetera eccetera, ma che cosa ha detto? Con franchezza non sapevano che cosa andavano a votare, ma è inevitabile peraltro, è giusto per dirvi poi la gente, la massa di cui parla ancora Giacomo, la differenza tra il popolo, un popolo e la massa. Così,
voglio essere portatorio e rendermi antipatico sino agli spiriti di mondo. Pensiamo al fenomeno mascherina. Tutti noi abbiamo visto chissà quante centinaia di persone con la mascherina in macchina viaggiando da soli. Quel signore lì che sta passando, che porta a passeggio il cane alle 6 di mattina con la legna, eccetera, eccetera, con la mascherina. Allora, la massa, quello che Berlusconi chiama la gente, non vuole capire, non è interessata a capire, vuole la mascherina. Esperienza di ieri sera per una perizia, ma non mi interessa, non vi fermate sulla mia, sull'esempio che vi faccio, è estrapolato. Negli ospedali, laddove non c'è un regime militare, c'è soltanto una gerarchia organizzativa, non di merito, per cui ai tempi andati l'ultimo assistente poteva avere l'autonomia professionale del primario, del cosiddetto primario. Bene, oggi, anche a tutt'oggi, non è così. Il direttore di reparto dirige e sono tutti con agnellini intorno a lui. È un'esperienza mia di ieri sera, qualcosa che non vi racconto ora, di mortificante. Allora, il problema è questo: far crescere le consapevolezze. Io sono stato omaggiato in questi ultimi mesi due di due libri di quel Mario Toma, l'onorevole, non ci siamo se lo merita, ex comunista, ricordate, degli anni Ottanta, no, nessuno lo chiede per presente, Mario Toma, comunista, lui esce di scena, poi colore. Bene, lui ha scritto due libri, più di uno, gli ultimi due che mi ha omaggiato, riprendono la storia del partito comunista locale salentino, messo a confronto con i grandi movimenti nazionali. Bene, che cita esempi di comportamenti straordinari come quello che vorrebbe, come quelli che vorrebbe Giacomo, cioè di donne che di carattere che hanno avuto così colà, che fecero così, quell'altro, e il bracciante dell'arneo, cioè. E allora, per far crescere queste consapevolezze, che se 60 anni fa potevano essere eccezionali, oggi dovrebbero diventare molto più correnti. Scusa, mandiamo il problema, senza parlare, Valentino. Il problema è indubbiamente quello che stiamo trascurando, portare sempre lui, non l'abbiamo. I mezzi di comunicazione di massa ci condizionano. Se noi non riusciamo a fare una controinformazione, senza il controinformazione, pure quello che va con la mascherina è perché l'hanno dato il bambino della televisione, che è necessariamente un prodotto dei mezzi di comunicazione di massa che sono stati studiati a tavolino per poter convincere le masse per un comportamento determinato, è chiaro che noi questa persona. Ma sono tante cose che non facciamo la possibilità di una controinformazione, sono quello che ho insistito molto e poi non vengo ancora a parlare, perché io ho già indicato quale potrebbe essere la via della controinformazione. Ci troviamo di fronte ad una popolazione che non sarà mai, appunto, un popolo, ma sarà la maggioranza bassa che determinerà la nostra popolazione. Valentino, scusa. No, solo per dire una cosa. Bisogna levare la massa per trasformarla in popolo. Però dico, noi abbiamo avuto esperienze in questi giorni, stiamo cercando di veicolare le informazioni sull'autonomia differenziata, se dovesse passare sarebbe come condannare ad essere colonia per tutta la vita, per tutto il meridione. Stiamo cercando di veicolarla in quelli che dovrebbero essere i responsabili dell'informazione, cioè le istituzioni locali. Noi ci siamo resi conto che andando a parlare con gli assessori non sanno assolutamente niente dell'autonomia differenziata, del pericolo che si corre, non lo sanno, un po' anche perché sono strapresi dai problemi di tutti i giorni, piccoli, così. Però dico, quella lì è una cosa importantissima, se dovesse passare loro non hanno mai i soldi per pulire le strade, cioè non hanno informazioni, come possono rielevare il popolo in seguito?
E quello ha dato la mia differenziata, ha parlato del vostro, visto, ha dato la mia differenziata, a quanti di noi sanno che cos'è, qualità che ci comporta, e tutti quanti ne pensiamo proprio in mezzo di documentazione di massa, che lo dico, non ce n'è. Il problema sussiste in questo, è il punto di massa, la comunicazione che porta. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie.